Una via crucis che porta la passione di Gesù nella passione dell'uomo d'oggi, da chi è sbattuto in prima pagina per accuse ingiuste al lavoratore licenziato, dal migrante che bussa alla nostra porta, alle donne schiavizzate dalla paura e dallo sfruttamento. E la illumina con la luce del volto di Cristo che asciugherà le nostre lacrime e ci darà il coraggio del futuro. È la Via Crucis di quest'anno al Colosseo nelle meditazioni affidate da Papa Francesco a Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano e presidente della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per i Problemi Sociali e il Lavoro. Ogni stazione ha i suoi volti, volti di quotidianità, volti di tragedia, volti di speranza, ma con una duplicità interessantissima. La passione di Cristo illumina. La passione dell'uomo, il volto dell'uomo incarna. La forza della Via Crucis è la capacità di trarre luce per illuminare il presente. E la presente ha la capacità di rendere vera la passione di Gesù. Pesa quel legno della croce, scrive Monsignor Bregantini nella seconda stazione, perché su di esso Gesù porta i peccati di tutti noi. Questa è la croce pesante del mondo del lavoro, l'ingiustizia posta sulle spalle dei lavoratori. Gesù la prende sulle sue e ci insegna a non vivere più nell'ingiustizia, ma capaci, con il suo aiuto, di creare ponti di solidarietà e di speranza per non essere pecore erranti né smarrite in questa crisi. È il peso della crisi, con un invito però a far sì che non sia portato da solo, e riemerge quel Cireneo che porta il peso con Gesù. Ecco, tutti i contratti di solidarietà, i luoghi di speranza, i segni di aiuto nel mondo del lavoro in questo momento, cioè tutto quello che aiuta, con la tenerezza della Veronica che asciuga le lacrime dei morenti come quelle di Gesù, la tenerezza femminile, il volontariato, cioè tutto quello che dà. Quella Via Crucis è sigillata dentro molteplici segni di solidarietà e di luce che rendono il peso della crisi o il peso del dolore meno drammatico. Solo aprendo il cuore all'amore divino, scrive ancora l'arcivescovo di Campobasso nella stazione del Cireneo, sono spinto a cercare la felicità degli altri nei tanti gesti del volontariato, vincendo ogni forma di gelosia e di invidia. E la Veronica, nella sesta stazione, riconosce in Gesù ogni prossimo da consolare, con la tenerezza che è anche di Papa Francesco, per giungere al gemito di dolore di quanti oggi non ricevono assistenza né calore di compassione. La sofferenza è la grande scuola di Dio, da sempre. Se noi riusciamo attraverso la Via Crucis ad illuminare la sofferenza dell'uomo, a darle un senso e un vigore, noi creiamo una via privilegiata al Vangelo. Perché il problema più grande, le due grandi domande della storia sono: c'è o non c'è Dio? E se c'è, che senso ha il male? Allora, la croce è l'incontro tra queste due domande. C'è un Dio che risponde al male. Lì il Vangelo si incarna, altrimenti tutto si infrange. Ecco perché la Via Crucis è realmente una delle forme più belle da tutti ascoltate di evangelizzazione. Ancora di più, il mondo di oggi aspetta che questo dolore sia illuminato da questo amore. Ecco perché la Via Crucis termina proprio con questo gesto. È affidato alla terra il chicco di grano che diventerà Pasqua, diventerà speranza, diventerà luce. Solo così noi avremo la capacità di guardare al futuro.